Continuano anche a Pesaro, come nel resto d'Italia, i flash mob che chiedono un cessate del fuoco sui tanti inquietanti fronti di guerra che si stanno accavallando in questo 2024. L'ultimo venerdì sera in Piazza del Popolo, dove sulle note di Mozart alcune manifestanti si sono sdraiate a terra, mentre altre le hanno coperte con delle lenzuola bianche, alle loro spalle sollevate all'unisono dei cartoncini che componevano la frase «Cessate il fuoco ora». Le donne in cammino per la pace nascono all'indomani del 7 ottobre 2023, quando Hamas perpetra un'azione di grandissima violenza contro Israele. All'indomani di quell'episodio, alcune donne bresciane hanno pensato di dare vita al movimento ed è stato poi il movimento ha raggiunto più di 150 comuni in Italia. Quindi tantissime donne si sono sentite obbligate a un gesto di sensibilizzazione alla pace per dire no alla guerra, ai massacri, agli atti di violenza e veramente per raggiungere un momento in cui la guerra non sarà più percepita come una possibile modalità di risoluzione dei conflitti. Sappiamo che è un obiettivo molto lontano, ma è proprio per questo che tutte noi intendiamo dare il nostro contributo attraverso il nostro silenzio, attraverso i nostri flash mob, e in modo tale che ovunque arrivi questo messaggio di no alla violenza.